Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, sono Ciao, benvenuti in questo nuovissimo video su Pokémon Green. L'ultima volta ci siamo lasciati con l'essere arrivati al Lega Zero. Miraidon non è stato molto entusiasta nel scendere qua giù, tant'è che dobbiamo farci tutta l'area a piedi, nel mentre che raggiungiamo le varie basi disabitate, le varie quattro stazioni, non mi ricordo più come si chiamano, che il professor Turum ci ha chiesto di sbloccare per riaprire l'accesso al laboratorio zero, dove ci stiamo dirigendo a piedi, ahimè. Ma cos'è quel teletrasporto? È la prima volta che lo noto. Vabbè, noi continuiamo a la nostra corsa qui tra vari Pokémon dell'area zero senza fare combattimenti, perché qui abbiamo scoperto essere più di dialoghi. I tuoi genitori invece come sono, Emi? Boh, sono normali. Non dire, per finire io so che tuo padre è a capo della gente che produce gli Smart Rotom. Come fa a saperlo? Beh, è famoso, ha anche fatto qualche ricerca sul suo conto, ma questo è un altro discorso. Quindi sono signoria di buona famiglia. Ah, non chiamami così, dai, non mi si dice proprio. Ma tornando alla tua domanda, i miei stimati genitori non si curano molto di me, ma onestamente è meglio così. Ho anche una sorella maggiore, quindi posso fare più o meno quello che mi pare. Wow, hai detto stimati genitori. A quanto pare la signorina ha ricevuto un'educazione eccellente. Insomma, smettetela, piuttosto Penny, perché non ci fai un po' della tua di famiglia? La mia? Il mio vecchio è un rompiscatole di prima categoria, cioè un iperprotettivo. Ha una voce assordante, mi sta sempre attaccata e mi danno mille distrae, tipo Penny cucciola. Insomma, un vecchio rompiscatole, non vi serve sapere altro. Chissà chi è il papà di Penny. Wow, quasi quasi mi dispiace un po' per il papà della nostra Penny cucciola. Dacci un taglio. Tua madre invece un tesoro, vero Giada? Ah, la conosci? Davvero che invidia, avevo voluto assaggiarlo anch'io. Vabbè, no. Sì, ho saltato il dialogo in cui diceva ho visto il panino. Qui c'è pieno di Pokémon, come potete ben vedere, che non sto assolutamente cacando di striscio. Comunque, a parte i dialoghi, ci hanno fatto una rivelazione mica da poco. Il professor Turu, nella scorsa puntata, ci ha rivelato che abbiamo incontrato un Delibird Automa, fondamentalmente. Ci ha rivelato, Turu, che quello è diventato che un Pokémon proveniente dal futuro. Cioè, sono riusciti a costruire una macchina del tempo e hanno fatto arrivare dei Pokémon dal futuro. Ma il fatto che il futuro veda Pokémon cibernetici, fondamentalmente, non mi ispira tanto come cosa. Quindi che anche Miraidon provenga dal futuro, e qual è il suo ruolo in tutto questo? Perché Peppa finalmente ha deciso di affidare a noi il libro violetto a cui il professor Turum tiene tanto, che vuole assolutamente che portiamo con noi da lui assieme a Miraidon. E abbiamo visto che sul libro violetto il Pokémon di copertina disegnato è Miraidon proprio, nella sua forma lotta però. Chissà che ruolo c'ha in tutto questo Miraidon. Per me presuppongo che lui essere ha intuito un Pokémon da futuro, perché come quel Delibird che abbiamo visto che in verità era un sacco ferio, c'aveva anche gli occhi cibernetici uguali e quali, quindi gli occhi robotici. E vai, ecco un'altra stazione di monitoraggio. Chissà cosa ci vuole fare il professor Turum. Chissà se quello è veramente il professore poi. E chissà che ruolo, ripeto, c'è il nostro drago viola in tutto questo. Finalmente possiamo prendere fiato. No, aspetta. Adesso si buca fuori di nuovo qualcosa, me lo sento. Sì, è vero. Ti preoccupi troppo, Penny. Adesso arriva. Eccoli. Un altro sacco ferro. Che ti dicevo? Ma questo è uguale al Pokémon dominante dell'altra volta, esatto. Quindi è un Pokémon del futuro. Ci hai già lottato contro prima d'ora, sembra davvero tosto. Già, ma niente paura, io e Giada siamo esperti in fatto di Pokémon dominanti. Sì, vai. Abbiamo fatto uno scontro 2 contro 1 con Emi, poi con Penny ed ora con Pepe. Giusto, ci sta. Si chiamava Sacco Ferro anche lui, vero? No, Solco Ferro. Tutti ferio i Pokémon, è un tipo acciaio. Dimmi che non
ascoltato. Non l'ho ascoltato, che due scatole. Vai, se la bussa. C'è chi è forza stea. Mi trigga sempre ricordarmi che la forza stea una volta. E anche questo Pokémon l'abbiamo sistemato. E andiamo! Lo abbiamo scassato! Letteralmente. Forse anche l'esemplare che abbiamo visto durante la ricerca delle spezie nascoste veniva da qui. Wow! Quindi ne avete incontrato uno anche fuori dalla Gazzeo! Che fortuna! Ma che fortuna! È un problema se un affare come quello palesemente uscito da un film di fantascienza se ne va a zonzio là fuori! Cosa sta combinando il professore? Non dovrebbe tenerlo sotto controllo? Va a capire tu cosa passa per la testa col cervellone. Forza Giada, entriamo nella stazione di monitoraggio. Eccoci di nuovo. Eccoci arrivati alla terza stazione. Non abbiamo fatto altro che camminare e lottare. Ragazzi, come vi sentite? Qualcuno è stanco? Penny, ti senti male? Ah no, tutto bene. È da quando ho sentito della macchia del tempo che penso a una cosa. E se anche Mirrodon fosse come i Pokémon che abbiamo visto nell'area zero? Un Pokémon del futuro, intendo. Potrebbe essere. Ripeto, c'ha delle caratteristiche che gli fa somigliare a loro. Che Mirrodon fosse la versione... Ecco, io dicevo che era simile ai Cyclizard. Io dicevo che Mirrodon era... in qualche modo imparentato con i Cyclizard, perché sono molto simili come Pokémon. Che Mirrodon fosse il discendente della specie dei Cyclizard, perché è praticamente uguale come aspetto a quei Pokémon, solo che per l'appunto è tutto più cibernetico, eccetera. In effetti ha un certo che di fantascientifico, secondo me c'è preso in pieno. Anzi, ora che ci penso, non basta chiedere a Pepe. Tu avevi la Pokémon di Mirrodon e ci hai parlato delle sue diverse forme, dovrei pur sapere qualcosa. Ah, oh, non mi pare di fergo, eh? Ok, ho capito, voterò il sacco. Quel Pokémon Mirrodon credo sia stato trovato da mio papà durante le ricerche sulla macchina del tempo. Lasciate che sia io a continuare, puntualmente, lui ci sta ascoltando. Professore! Mirrodon, ossia il Pokémon che ho affidato a Giada, è il primo Pokémon che sono riuscito a trasferire qui dal futuro durante le mie ricerche. Allora avevo ragione. Analizzando il suo codice genetico e il suo modello comportamentale... ho concluso che altro non è se non la forma futura di Cyclizard, ecco, il Pokémon a cui la gente sale comunemente in groppa per spostarsi. In effetti assomiglia parecchio. Molti altri Pokémon sono giunti qui viaggiando nel tempo, ma sono riusciti a trasferire solo due esemplari della specie a cui Mirrodon appartiene. Stai dicendo che c'è un altro di questi cosi? Vuoi vedere che fa parte della sua famiglia? Magari l'altro sta aspettando Mirrodon da qualche parte dell'area zero, che sia il Pokémon che stese il Mabo Steve di Pepe? Ci aspetto una riunione toccante. No, penso dolorosa. Già, sono sicura che farai salti di gioia quando saranno insieme. Riunire una famiglia, eh? Già, sarebbe bello. Già, da poter stazionare il pannello centrale e disattivare il meccanismo. Subito. Mirrodon, ripeto, quando siamo scesi, è rientrato subito nella sua Pokéball. Quindi, non mi sembra per nulla entusiasta dell'idea. Se effettivamente l'altro esemplare della specie a cui appartiene Mirrodon è anche di qua, secondo me ha proprio paura di quello Mirrodon. Ben fatto, rimane ancora una stazione di monitoraggio, faccio affidamento su di voi. Facciamo in tempo sia a vedere... Oh, un Volcarona! Però c'ho già un... Quindi Mirrodon è un Pokémon del futuro. Beh, ecco perché nessuno l'ha mai visto prima. Giada, fammi subito affrontare Mirrodon in una lotta! E ecco, è rientrato nella sua Pokéball. Ah, me ne ero scordata. Il fatto che venga dal futuro è una novità anche per me. Mio papà un giorno torna improvvisamente a casa portandolo con sé. E per un breve periodo abbiamo vissuto tutti insieme nel laboratorio del faro. Ho dovuto promettere di non dire a nessuno e per un po' ho dovuto badare anche a lui. Ora si spiega perché sei così informato. Ma un giorno Mirrodon è impazzito e ha attaccato un Pokémon selvatico. Di conseguenza la gente della zona ha cominciato a sospettirsi. E subito dopo mio papà l'ha riportato nell'area zero. Non mi stupisce, d'altronde è un Pokémon di un'altra epoca. Già, se l'avessero scoperto sarebbe stato un disastro.
Da quel giorno non ho più visto né mio papà né Miridon. Ripensandoci ora mi rendo conto di quanto sia stato infantile, ma per molto tempo l'hai colpato di avermi portato via la famiglia. La verità è che odiavo Miridon e non mi andava di parlarne. Mi dispiace di non averti detto niente, Giada. Avresti dovuto condividere subito delle informazioni così strabilianti. Prima che venissimo qui, perlomeno. Voi due siete impossibili. Capito? Voglio catturare questo Glimmora, grazie. Livello 60. Voglio catturare e vedere che cosa dice il Pokédex su di lui. No, porca merda. Ci riprovo. Dai, vaffanculo. Ok, ho capito che sei un tipo veleno, l'abbiamo imparato. Ci riprovo. Vai. Preso senza fare, senza neanche toccarlo. Se non con le Ultra Ball si intende. Pokémon minerale, tipo roccia veleno, recentemente è emerso che i suoi petali fatti di energia veleno cristallizzata sono affini alle pietre preziose del fenomeno Terra Crystal. Detto ciò, riprendiamo la nostra spedizione non cagando di striscio i Pokémon che mi stanno fissando. Che non so, ragazzi, che siete perplessi a vedere delle persone che di sicuro non le vedete da secoli. Delle persone qua sotto, però. Ah, di qua, ecco. È pieno di cristalli enormi, che meraviglia! Arrivano fino in fondo. Sono i cristalli del Terra Crystal questi. Cadere giù qui equivale a lasciarci le penne. Hai ragione, meglio fare attenzione a dove mettiamo i piedi. Il professore si trova laggiù, finalmente fra poco potremo incontrarlo. Non preoccupatevi, sto bene. Giada, Nemi, Penny, andiamo avanti e tenete gli occhi ben aperti, mi raccomando. Il prossimo che ci becchiamo davanti alla struttura è un terra cristallizzato. Che luogo surreale! Vuoi vedere che qui troveremo davvero un tesoro? Sembra quasi un luogo ultraterreno. I cristalli qui intorno emanano la stessa luce della terra cristallizzazione o sbaglio? Mi chiedo se ci sia un collegamento. Beh, per scoprirlo dobbiamo proseguire. Forza, muoviamoci. Si figge un fiore in Glimmora, ok. Non disturbiamoli. Ecco, un altro delle borde dal futuro. Ricapitolando, Miridon è arrivato dalla nostra epoca con la macchina del tempo. Poi ha vissuto per un po' qui nella Gazzaro con il professore un altro esemplare. Vi torna! Così pare. Questo vuol dire che per Miridon questa è come una seconda casa. Un diario dal futuro! Immagino, dovrebbe essere familiare perlomeno. Allora deve essere contento di essere tornato, potrei rilassarsi un po'. Non direi, sembra parecchio impaurito. E continua a non mostrare segni di voler uscire dalla Pokéball. Sarà per via delle vertigini. Ma non è stupida, posso dirlo. Vertigini? Chi ha parlato di vertigini? Considerando la sua reazione, penso che abbia dei ricordi spiacevoli legati a questo luogo. E a volte un brutto ricordo è sufficiente a farti tremare come una foglia. È quello che succedeva a me quando venivo immaginato dai miei compagni di classe. Mi bastava pensare alla scuola per farmi venire fuori di rinchiudermi in casa. Penny. Quindi vuoi dire che è stato ferito qui nella Gazzaro come Mabostiff? Non ne sono sicura, però non può più neanche assumere la forma lotta, giusto? Quindi secondo me può essere. Se fosse così sarebbe veramente triste.
Voi potete fare qualcosa per farlo stare meglio. E non lo dico perché voglio lottarci contro, ho le migliori intenzioni, giuro, sì. Come lottarci contro. Eccola che si dà la zappa si piedi da sola. Nemmi, a te manca qualche rotella, te lo dico io, vabbè. Perché qua non si può passare. Dove devo andare? Di qua. Ragazzi, però ho visto un dragon cibernetico, cazzo! Come cavolo ci arrivo di là però? C'è questo problema. Devo andare là. E il bello è che non posso neanche salire in Coppa Miga e dopo spostarmi più velocemente perché c'ha la caga di uscire. No, raga, è chiaro che Miguel non ha avuto un trauma qua giù, ha subito un trauma, qualcosa di brutto. E però di qua non si può passare, cazzo, devo passare di qua io e... E non ci passo, devo andare da un'altra parte per forza. Torniamo indietro, avrei voluto vedere la buona torre dopo questo episodio, ma mi sa proprio che dovremmo aspettare. Raga, comunque questo posto mi sa troppo di Pokémon Mystery Dungeon. Eccolo! Come ti chiami te? Mi guarda perplessissimo! Voglio vedere il tuo nome, da futurista. Minchia che ruggito! Collo ferro! Vai, sfera pulsa! Posso andare a prenderlo? Questi Pokémon futuristici sono catturabili? Sì, sono catturabili! Però ovviamente è difficile da prendere un Dragon futuristico evoluto. Cioè, un Dragon del futuro è sempre comunque un'ultima fase di un'evoluzione, quindi... Ma perché tutti i Pokémon del futuro sono dei robot? E questa è la cosa che mi lascia perplessa. Non mandarlo a Paolo, lo voglio catturare. Non vuole entrare nella Pokéball. Abbiamo Penny che si è spostata, sono tutti qua davanti e ha Penny sospetti di occhiali. Ma che cazzo. Vabbè, mi si sono messi tutti davanti sti cavoli. Ma no, non vuole entrare, ragazzi, è piuttosto di un leggendario sto qui, altro che... Brutto colpo. Ecco, magari la gente che mi vede davanti mentre faccio una lotta, va a cagare, non riesco a prenderlo. Faccio un ultimo tentativo... E poi basta, poi lo mando a KO. Ma sono tutti dei tipi acciaio sti Pokémon dal futuro, non capisco. Sei preso. Collo ferro, vediamo un po' cosa mi dice di questo strano Pokémon dal futuro. Pokémon paradosso, tipo buio volante. Questo Pokémon potrebbe essere l'oggetto descritto in un antico testo col nome di Collo ferro. Siamo alla fine del Pokédex. Questi mi sa proprio che sono gli ultimi del Pokédex. Forse devo andare per di qua. Ci sono un sacco di altri invece sacco ferri. Ma li lasciamo stare perché non c'ho voglia di catturare altri Pokémon. Raga, sono esausta.
No, voglio vedere la fine oggi, ma... Ma so che sicuramente il tablet ha gli sgoccioli con la batteria. Disattiviamo qua l'ultimo degli scudi e ci lasciamo il laboratorio per la prossima volta. Per la prossima volta, cioè per voi è oggi pomeriggio, per me è domani e non immaginerete quanto soffro, non immaginate quanto soffrirò nell'attesa, perché siamo alla fine, porca puttana, siamo alla fine! Siamo alla fine dell'avventura e mi tocca aspettare domani! Però minchia ragazzi, minchia! Cioè qui non c'è nessuno, incredibile, incredibile, qui nessuno ci ha rotto le scatole. Ecco, questo è il laboratorio più trasandato. Ma che è successo? Questo posto cade a pezzi. Sembra che qualcuno abbia distrutto tutto. Qualcuno? E allora ragazzi? Wow, professore, che spavento! Chiedo scusa. Perché è tutto rotto qui? Mi scuso per l'inconveniente. Hello ragazzi. Chiedo scusa. Scusa. È un robot. Hello ragazzi. Hello. Ma che cavolo? Basta, è inquietante. Ragazzi. Il sistema verrà riavviato. Non è Turum, è qualcos'altro. C'è qualcosa di strano alla connessione o sbaglio? No, c'è qualcosa di strano in come parlava, qualcosa di strano. Era quasi come se... Se l'ha fatta apposta, è uno scherzo di pessimo gusto. Mi ha fatto venire i brividi. Puntini. Non è Turum, è qualcos'altro. Cioè, o se si è... Cioè, no, aspetta, c'ho l'ipotesi della vita. Questo è un automa che non è... Questo è... Non è Turum, ma è un automa costruito da qualcun altro. Prova, hello. Vi porgo le mie scuse per prima. La connessione è subito delle interferenze. Sì, certo, come no. Pepe? Tutti i meccanismi di blocco sono stati disattivati. Ora potete dirigervi verso il laboratorio 0 nella parte più profonda dell'area 0. Perfetto. Siamo a 22 minuti. C'è un teletrasporto lì, sti cazzi. Andiamo. Allora, dove si va? Sono io che ho fatto il professore inquietante poco fa. Magari insomma devi dare un tocco teatrale alle nostre avventure, sai, per entusiasmarci la scema cosa. Perché tu ti sei entusiasmata? Sì, parecchio. Forse ti conviene fare un salto in infermeria per un controllino. Ehi, guarda prima. Anzi, vabbè, no, ho letto. Pepe? No. Giada, se le cose si mettono male posso contare su di te, vero? Certo che puoi contare su di me. Siamo quasi arrivati. Qui ho un dialogo, che due coglioni. Qui ho sbagliato strada, che due scatole. E là c'è il laboratorio, vedo. Questo è proprio il dungeon finale. Cosa c'è scritto qui? C'è una lastra con dei simboli misteriosi. Ma aspetta, fammi vedere. Volevo vedere se capivo qualcosa. Un sacco ferro mi ha investito, mi è praticamente venuto addosso. Vai, Ultra Ball. Vai, io vado avanti finché non siamo a 30 minuti. Dai, siamo a 24 minuti. Mannaggia a questo uccello che si spaccia per... Oh, ma tutti oggi sono aggressivi nei miei confronti, Cioè, adesso, in questo momento preciso. Via, fuga! Fatemi scendere, oh. Teralite buio. Ci sono un sacco di teraliti di tanti bei tipi. Oh, quelli sono i cuccioli di Glimmoa, presuppongo.
Non danno niente i ferri. Oh mio Dio, ragazzi, siamo arrivati. Siamo arrivati, ma sapete che c'è? Io mi fermo qua. Io mi fermo qua, davanti al laboratorio. Sì, sto soffrendo anch'io dentro, ragazzi, come non potete mai immaginare, ma lo so. So per certo, ma... lo sento, una volta entrati nel laboratorio ci avremo almeno altri 3 episodi davanti di gameplay, quindi sapete che c'è, io concludo qua l'episodio di oggi, la prossima volta che per voi è oggi pomeriggio, per me ripeto è domani, vedremo di scoprire cosa cazzo sta succedendo e vedremo di porre fine a questa storia una volta per tutte. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, sto soffrendo. Ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. In descrizione trovate il link alla playlist completa su Pokémon Violetto, caso mai vi foste persi qualche episodio, il link al mio profilo Instagram. Infine vi ricordo che quando ho qualche annuncio da fare guardate il canale e trovate tutto nella sezione community, sempre qua sul canale, quindi intanto passate di là caso mai casomai, non si sa mai quando sia apparso un nuovo annuncio. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima! C'ho l'ansia!